allora se mi accende il microfono forse. Ok, attendiamo solo due minuti perché ci sono delle persone che stanno aspettando l'ascensore, perché si può solo in due, credo, uno per volta, insomma. Due minuti e siamo pronti. Intanto, Sofia, tutto bene? Ok. Fantastico. Ce l'hai il nome? Ci siamo? Sì. No, cioè, non ce l'ho. Ragazze, venite un attimo. Il bello della diretta, qui sì. Succede, no? Nomi. Nome. I vostri nomi. Ce la facciamo, eh? Bene, ci siamo, buonasera, buonasera, benvenuti, potete farlo l'applauso, eh? Lo potete fare. Benvenuti in questa sala che oggi avrà per l'occasione un sapore magico, diciamo. Siamo qua per presentarvi un libro veramente molto molto bello di questa giovane autrice, Sofia Piacenti. Ciao Sofia! Poi vi farò parlare con lei, vi spiegherà un po' qualche aneddoto di questo bellissimo libro. Luca e l'armadio magico. Questa giovane ragazza ha avuto un'ispirazione durante un periodo complicato, quello che abbiamo vissuto un anno e mezzo fa circa, e ha deciso di raccontare poi questa storia. Ci sono molte domande che vorrei farle. Alcune gliele farò, altre le lascerò fare a voi. Questo libro è già disponibile, qua potrete acquistarlo e potete fare anche un, diciamo, il cosiddetto firma copie con l'autrice, potrete fare se vorrà, perché bisogna vedere se vuole, perché giustamente l'artista deve essere in vena, no scherzo, ce la facciamo Sofia? Sì. Facciamo le foto con tutti? Quasi. Vediamo come si comportano, ok, farà una foto con voi, insomma vi farà una dedica, io ho il suo libro con una dedica molto speciale, rimane tra noi, non lo dico, una dedica molto bella e devo dire che mi ha veramente emozionato, perché questo non è solo un libro, è un racconto, poi avremo modo di parlare anche con persone che hanno contribuito alla realizzazione di tutto. È una fiaba illustrata, ci sono molti luoghi da visitare, molti luoghi che vi trasporteranno e vi porteranno altrove, okay? Ci sono molti personaggi, poi le chiederò quale dei personaggi preferisce, però lo teniamo per dopo. Dicevo, è disponibile qua il libro, al costo di 10 euro, lo potete trovare in libreria o nei digital store più importanti, Amazon, Feltrinelli e quant'altro. Oggi però acquistarlo vuol dire anche aiutare un'associazione che ha reso partecipe tutto il comitato, e ci sarà anche una ragazza qua che poi vi presenterò, che è l'associazione I Pagliacci. Quindi oggi acquistando il libro si dà una doppia diciamo mano, quella del libro e l'associazione, al quale io farei sempre comunque un applauso, all'associazione dei Pagliacci, perché
Assolutamente. Allora, so che Sofia tiene molto a ringraziare Diletta Boni, che è qua presente. Ciao Diletta. Giulia Ceccarani, Federica Chiodi, vai, fatelo, fatelo. Michela Crisostomi, Tamara Inzaina, Sabrina Moretti, sì, e anche il papà, lo salutiamo, anche il papà Gabriele Piacenti. Queste persone hanno contribuito, adesso la salutiamo, hanno sì, contribuito, certo, a realizzare tutto questo. Tra l'altro so che è presente una persona che ha fatto la prefazione di questo libro e la saluto, Marta Mentasti. Quindi vedete che il bello della diretta, qua sono arrivati tutti e tutte le persone che hanno contribuito a questo libro e che vogliono soprattutto bene a Sofia, al quale io veramente personalmente auguro i migliori successi possibili, non solo con il libro ma proprio nella vita in generale. Ha una famiglia fantastica, una sorella che ha contribuito a realizzare il libro, quindi applauso anche alla sorella Sara. È il momento di spiegarvi un po' nel dettaglio questo libro, ma per farlo abbiamo pensato di chiamare due persone, anzi le chiamo, dove sono? Silvia e Gisella, dove sono? Facciamo un applauso a queste giovani studentesse del liceo classico Tacito di Terni. Allora ragazze, benvenute. Dove vi volete mettere? C'è un microfono per... usano il gelato, giusto? O questo? Ah, no, okay. Penso il gelato. Dietro di voi. Sì. Uno, sono no, due. No, ma penso che loro staranno in piedi. Sì, pensavo di stare in piedi. Come volete, come volete. Allora, queste ragazze avranno l'arduo compito di illustrare un po' e di, diciamo, fare una lettura animata del libro, ok? Facciamo un applauso a tutte e due, Silvia Ceccarani e Gisella Celentano. Bene. Grazie. Prego ragazze. Innanzitutto benvenuti e grazie a tutti quanti di essere qui. Adesso speriamo di intrattenervi con la lettura di questo splendido libro di Sofia, e prego, passo la parola alla mia collega. Sì, io direi cominciamo subito con la lettura. Allora, cominciamo dal capitolo 1. Giustamente. C'era una volta un bambino che si chiamava Luca. Era fantasioso, coraggioso e amava le avventure. Era il tempo del pericoloso Covid-19 e bisognava restare a casa. Nella sua cameretta aveva un bell'armadio antico, smaltato, che riportava sul fondo una scritta in una lingua apparentemente sconosciuta, in parte cancellata, che, secondo Luca, rivelava un segreto. In quel lungo periodo trascorso a casa, era diventato il suo migliore amico. Lo aveva chiamato Giramondo, perché conteneva vecchi abiti del suo bisnonno, grande viaggiatore, che amava collezionare i vestiti tipici dei luoghi da lui visitati. A un certo punto vediamo però che i genitori di Luca entrano nella sua stanza. La mamma, spaventata dal fatto che Luca si potesse fare male nel tentativo di aprire le vecchie ante dell'armadio, subito lo chiamò dicendo «Fermo Luca, o ti farai male!» urlò rivolta a suo figlio. «Questo armadio si è bloccato di nuovo? Non è possibile! Penso che uno di questi giorni dovremo proprio deciderci a buttarlo!» Panico! Ovviamente Luca non voleva che questo accadesse, anche perché era convinto che questo armadio nascondesse un segreto. Ed effettivamente un giorno scoprì di avere ragione. Dunque l'armadio si fece coraggio e mentre Luca era nella stanza gli disse «Ciao, riesci a sentirmi?» Luca si incuriosì, non riuscendo a capire da dove provenisse quella voce, dal momento che era solo in camera. Poi si guardò meglio intorno e si avvicinò incredulo alle ante di Giramondo e sentì di nuovo una voce. «Sono io, non avere paura», disse l'armadio. Il bambino strabuzzò gli occhi per lo stupore, ma allo stesso tempo non stava nella pelle per la contentezza, perché finalmente il suo compagno di tante avventure si era deciso a parlare. «Ce l'hai con me?» gli chiese Luca, sospettoso e incuriosito. «Certo!»
E vai, ho sempre sperato che succedesse qualcosa. Abbiamo giocato talmente tanto in questo periodo che per me sei diventato un nuovo amico. Ora che i miei genitori vogliono buttarti via, potrò dimostrare che sei unico e sicuramente cambieranno idea, esclamò Luca. Non dire niente ai tuoi genitori. Ho un piano da realizzare e ho bisogno del tuo aiuto. Ma abbiamo poco tempo e bisogna partire subito. Sei pronto per iniziare? Nella mia parte posteriore c'è una porta segreta. Se l'aprirai, inizierai un viaggio e troverai degli indizi preziosi. Fai attenzione però, perché potrai incontrare anche degli ostacoli e sarai costretto a riconoscerli. Il viaggio che dovrai intraprendere è solo per i coraggiosi come te. Io potrò osservare quello che accade e riportarti indietro se la situazione diventa troppo pericolosa, ma non potrò parlare con la gente che incontrerai, né aiutarti nella ricerca. Mi dispiace se in tutti questi giorni non ti ho mai risposto, ma dovevo conoscerti meglio e aspettare il momento giusto, e oggi è arrivato. Non fa niente. Avevo capito subito che avevi qualcosa di speciale. Grazie per esserti fidato di me e per avermi proposto questa avventura. Sono confuso e non so ancora che cosa fare. Avrei bisogno di maggiori informazioni. E poi, cosa diranno i miei genitori? Si preoccuperanno per me? Il bambino rimase un attimo in silenzio, a riflettere, e poi proseguì. Un'occasione del genere non mi capiterà mai più nella vita. E sono tentato. È decisamente più emozionante di tutte le storie che ho immaginato nei miei giochi. E questa volta è una possibilità reale. Posso contare solo su di te, Luca, aggiunse Giramondo con aria fiduciosa. Sei la mia unica possibilità. Cosa accadrà? Il bambino aprirà la porta? Allora, adesso abbiamo una domanda di fondamentale importanza per Sofia e anche per tutti voi. Sofia, dici, se tu fossi stata al posto di Luca, avresti aperto la porta? Io l'avrei aperta la porta per scoprire che avventura avrei dovuto intraprendere. Giustissimo. Tu, Mariangela, avresti aperto la porta? Io mi chiamo Alessandra, però si l'avrei aperta la porta. Bravissima. Chi non l'avrebbe aperta la porta? Spero nessuno qua dentro. Bravi così, mi piacete. Bravissimi. Allora, secondo me possiamo continuare ancora con un'altra domanda per Sofia. Anche perché, allora, abbiamo visto le ultime due domande con cui si conclude, diciamo, la parte che abbiamo letto, sono in realtà la conclusione iniziale di questa storia, diciamo, la versione iniziale di questa storia. Sofia, com'è nata? Diciamo, com'è nato questo libro? Allora, la maestra mi ha dato un compito di scrivere una piccola storia e da lì ho voluto continuare a scrivere per scoprire cosa succedeva. Ok, ottimo. E quindi poi hai deciso di continuarla. Sì. L'ispirazione è arrivata tutta insieme e ha portato alla creazione di questo stupendo libro. Esatto. Che continueremo a leggere. Quindi, dopo aver ragionato un po', Luca disse: sono pronto. Dove devo andare? E aprì la porta segreta dell'armadio. Giramondo gli fornì le istruzioni precise e il bambino riuscì a trovare la porta nascosta e ad entrare, facendosi largo tra gli oggetti. Chiuse gli occhi per 10 secondi, come gli era stato raccomandato, e uscì dall'armadio. Con suo grande stupore, si accorse di non essere più nella sua cameretta e di avere in mano una specie di mappa colorata. Era la piattina della città di Caramellandia, dove gli edifici erano fatti di gelatina e rivestiti di caramelle di 1000 colori. Quando Luca arrivò, era un giorno nevoso e dal cielo cadeva zucchero a velo che ricopriva i tetti delle dolcissime e buonissime case. I bambini erano scesi nella strada a bocca aperta, con lo sguardo all'insù per abbuffarsi di quella polvere prelibata, e le mamme erano corse dietro di loro per fermarli. Tutto sembrava bellissimo e perfetto e a Luca venne l'acquolina in bocca. Fu contento di aver accettato la proposta di Giramondo e pensò di tornare a casa con le tasche e la pancia piena di dolciumi. Ma si ricordò che aveva una missione da compiere e aprì la mappa per cercare di capire come procedere. Mentre studiava la mappa, camminando, si accorse che la sua scarpa era rimasta bloccata in una pozzanghera appiccicosa. Cercando di staccarla da quella melma gelatinosa, si incastrò anche con l'altra e notò di essere rimasto intrappolato in una specie di sabbie mobili caramellose. Iniziò a guardarsi intorno. La città e i suoi abitanti sembravano non accorgersi di lui e nessuno si avvicinava per aiutarlo.
Osservando meglio, vide che la zona in cui era finito era delimitata da un filo di liquirizia e aveva un cartello di pericolo fatto di chewing gum con su scritto «Attenzione, caramelle mobili!». Luca si attaccò con tutte le forze al filo di liquirizia, sperando di mettersi in salvo, ma il filo si spezzò. Il bambino non si perse d'animo e iniziò a sfilarsi le scarpe per liberarsi da quella situazione e mettersi in cammino. Improvvisamente sentì una voce provenire dall'alto. «Ciao, ti serve una mano?» Gli chiese una ragazza vedendo le acrobazie di Luca nel tentativo di togliere i piedi dalle calzature senza cadere. La ragazza aveva circa 13 anni, indossava un abito molto vivace con una gonna di tulle dai colori dell'arcobaleno, piena di caramelle applicate come decorazioni. Aveva i capelli biondi acconciati con due codine e sembrava simpatica e solare. «Magari», rispose Luca. A quel punto tirò fuori dalla borsetta un lungo bastone di zucchero a strisce, bianche e rosse, molto simile a quello che si usa per decorare gli alberi di Natale, ma molto più grande, e lo porse al bambino per tirarlo fuori da lì e portarlo in salvo. Compiuta l'operazione di salvataggio, ripiegò il bastone. Mentre lo rimetteva in borsa, iniziò a parlare quasi senza riprendere fiato. «Mi chiamo Wendy, ma il mio nome d'arte è Lady Chewingham, e se vuoi posso farti conoscere la mia città. Non mi sembra di averti mai visto da queste parti, io sono un'ottima guida. Con me al tuo fianco non potrà accaderti mai nulla di brutto, perché conosco ogni luogo di Caramellandia e non ti servirà neanche quella cartina che tieni in mano, che tra l'altro è ormai vecchia e logora. Oh, scusami, parlo troppo, so anche che non dovrei chiacchierare con gli sconosciuti, ma tu mi ricordi una persona che ho incontrato tanto tempo fa. Quando ero piccola, infatti, mi sono trovata in una situazione simile e un forestiero, che passava per caso da queste parti, mi ha salvata. Mi ha fatto capire quanto sia importante aiutare gli altri e ora questa è la mia priorità. Ora basta, parlami di te. Chi sei e cosa ci fai qui?» Luca ringraziò la ragazza e rispose brevemente alle sue domande. Poi si misero ad esaminare quella vecchia mappa che si era ritrovato in mano, contenta che conteneva sicuramente gli indizi delle indicazioni su cosa fare. «Da quello che capisco da questo vecchio foglio, devo cercare le palline sapientine», spiegò Luca, tirando su gli occhi dal foglio. «Ma non ho idea di cosa siano, né di come siano fatte, né soprattutto di dove trovarle». La ragazza si stupì di fronte a questa insolita richiesta. Era da tanto tempo che in città non si trovavano più questi bonbon e il loro nome e sapore erano ormai solo un lontano ricordo. «Si tratta di antiche caramelle», affermò Lady Chewingham con aria preoccupata, «ma non so se riuscirò ad aiutarti. Il loro albero cresceva sulla montagna di Croccantino, a nord della città, ma più di 20 anni fa una frana ha bloccato ogni collegamento con quella zona, ormai inaccessibile e dimenticata da tutti». «Devo andarci, l'ho promesso a un mio amico», esclamò Luca senza paura. «Ti prego, conducimi in quel luogo». Lady Chewingham iniziò a pensare, finché ebbe un'idea. «Posso fare un palloncino con la gomma americana, talmente grande da poter contenere sia me sia te, che ci farà volare fino a lì», propose. «Anche io sono curiosa di vedere cos'è rimasto della montagna e mi fa piacere aiutarti». Allora, adesso spazio dell'autrice. Dunque, abbiamo deciso di interromperci qui con la lettura, così, diciamo, volevamo creare un po' di suspense, così avrete la curiosità di andare a scoprire come va a finire la storia. No spoiler, no dovrete spoiler. Prendere il libro in libreria e leggervelo per scoprire tutti i colpi di scena che effettivamente sono numerosi. Esatto. Che ci presenterà questa storia. Allora, Sofia, parliamo un po' con te. Sì, dunque, innanzitutto vogliamo parlare con te come autrice. Allora, com'è stato scrivere questa storia? No, molto bello perché... Anche lui, no, io ascolto, Io ascolto. Chiediamo venia. No, ma figurate, anzi facciamo un applauso perché sono molto brave queste ragazze. Spazio ai giovani, io sono quasi quota 102, quindi. Allora io. Quindi. Un applauso anche per Silvia, soprattutto per Silvia che ha letto la frase di Lady Chewingham senza respirare, quindi doppio applauso per favore perché... Allora, prima di passare alle vostre domande... Non so se voi avete le stesse domande che io, fatele voi e poi io mi accodo, perché prima delle domande c'era lo spazio anche di Letta, dopo si prepara almeno. Ci possiamo fare da parte? Ma no, voi dovete essere parte, anzi bene, ben venga, giusto? Sofia. Poi lo dice lei, decide lei, lei è la padrona di casa qua. Quindi ovviamente. Prego ragazzi, prego. Vi ho interrotto, scusate, però era carina come cosa. Prego, andate pure. Il bello della diretta. Prego.
Allora, possiamo cominciamo con le domande tecniche, okay. Diciamo. Quanto tempo ci hai messo a scrivere questo libro? Allora, ho iniziato nel periodo del lockdown, nel mezzo del periodo del lockdown, e ho finito verso Natale. Quindi abbastanza. Giustamente. Un processo lungo e doloroso. No, dai. Vabbè, speriamo che si sia divertita. D'altronde però c'è un periodo, no, di creatività e un periodo di non creatività. Gli artisti creano quando hanno la maggiore ispirazione. Non è... al netto poi, mi permetto, scusate, una piccola parentesi, al netto degli impegni, in questo caso editoriali o cinematografici o discografici, quello è un impedimento grosso a volte, perché si deve fare un evento, un disco, un libro per doveri di contratto. In questo caso l'artista, l'autrice, ha potuto fare come voleva, nei tempi che voleva. Questo è importante dirlo, perché a questa età è un grande successo, una grande realizzazione, quindi ci tengo a dirlo personalmente. Non abbiamo scritto nulla, stiamo andando, perlomeno io, a braccio, però ci tengo a dirlo, perché non è un tempo a fare la differenza in questo caso, certo. Il risultato, e quindi certo. Ottimo, grande Sofia. Anche noi siamo rimaste particolarmente colpite dalla capacità che ha avuto Sofia di trasformare un momento di difficoltà come la quarantena, un momento di estraneazione, esatto, un momento quasi alienante, in un momento invece di creatività. Sì, considerando quanto è stato drammatico appunto per le persone, soprattutto giovani. Esatto. Vogliamo continuare con le domande? Vai. Esatto. Allora, per esempio, volevamo sapere, prima di questa storia ne avevi scritte altre? Avevi scritto altre cose? In realtà prima di questa storia non avevo mai scritto nulla, quindi non sapevo proprio da dove iniziare. Però complimenti, come primo lavoro scrivi un libro. Però non è da tutti, effettivamente. Esatto. Senti, io ho una domanda personale. Se tu fossi, potessi essere un personaggio di questo libro, chi saresti? Io vorrei essere la di Chewingham. Giustamente. Credo è il tuo personaggio preferito. Sì, è il mio personaggio. E senti, un'altra domanda, perché sono una persona curiosa e giustamente voglio sapere. Senti, se tu potessi scegliere un luogo dove andare, che sia un luogo di cui tu hai parlato nel tuo libro, un luogo di fantasia, un luogo reale, che posto sceglieresti? Allora, ce ne sono due che mi piacciono. Uno lo so. Forse lo so. Spoiler. Che risponde Raffaele. No. Vediamo se indovina. No, non mi metti. Questa ansia che già qui mi hanno... Rullo di tamburi, signori. Uno è... Oh. Sì. Vero? Smart City. Uno sì. Lo vedi. Comprensibile. E l'altro? No, due sono? Sì. Ok, uno è Smart City. Immaginate, Smart City, perché non tutti avranno letto, ma lo leggerete, quindi immaginatevi che contesto. Poi ci saranno anche delle illustrazioni, questo non l'abbiamo detto, cioè l'abbiamo solo accennato, che vi daranno proprio la percezione di quello che state leggendo. Questo poi ce lo spiegherà meglio Diletta, che è una delle illustratrici e ha contribuito. Vai, l'altro posto qual è? L'altro posto è Caramellandia. Giustamente, anche questo. Chi non vorrebbe visitarla? Anche lei sarebbe una dei bambini che escono quando nevica per mangiare zucchero a velo. Certamente. E lo capisco, probabilmente anch'io sarei uno di quei bambini. A questa età si può fare ancora, esatto. È che dopo, quando arrivi alla mia e ti viene un po' di pancia, è un po' un problema. Va bene. Danni collaterali. Avete altre domande? Vai. Sì. Vai. Lasciamo qualche domanda anche per il pubblico, Sì, giustamente. Perché è importante, ecco, pensateci, no, se volete fare qualche domanda. Vai. Andiamo. Allora, una cosa che ci eravamo chieste è, dato che, diciamo, questa storia nasce per un compito che vi aveva dato la vostra maestra. Dunque, la tua maestra ovviamente sa di questo libro. Sì. Cosa ti ha detto? La mia maestra è stata molto felice. E sì. E adesso stiamo facendo proprio una cosa in classe con tutte le nostre passioni. Ecco, diventata la diva della classe, Sofia. Senti, e abbiamo letto che tu hai collaborato con tua sorella. Sì. Nello scrivere questo libro. Vogliamo altre domande personali, perché noi vogliamo i gossip. Voi che rapporto avete?
Allora, io gli voglio bene. Però... È già su questo, direi che è un'ottima base. Ha messo un po' le mani avanti, ecco. Vai. Però a volte litighiamo. È normale. Fa parte anche così. Questo del rapporto, tra sorelle, no, Sara? Lei si gira, fa finta di nulla. Vai. Vabbè, allora noi lasciamo spazio anche agli altri, non vogliamo monopolizzare. No, non siamo egocentriche, lasciamo le domande al pubblico. Il pubblico ha qualche domanda. È bella questa interazione, io non sapevo, invece è molto, molto bella. Approfondite questa passione anche oltre la scuola perché potrebbe essere. Ripeto, è quello che vorresti fare, veramente? Io personalmente sì. Si vede? Sì. Grazie. Si vede. La conduttrice pure, ti vedo molto. No, perché io voglio dire, ormai ripeto, sono pensionabile, quindi no, però se c'è qualcuno. Non esageriamo. Se c'è qualcuno che può ringiovanire un po' l'ambiente, molto, molto volentieri. Io, avete altre domande? Volevamo lasciare un po' di spazio al pubblico. No, io prima del pubblico c'è assolutamente Diletta qua con noi, Diletta Boni, applauso Diletta. Si sono portati via tutti i gelati, non ci sono. No, ci sono. Prego, c'è la ragazza. Grazie intanto Silvia e Gisella, grazie. Allora, Diletta. Acceso? Si sente? Sì, eccolo. Ora sì? Grazie. Allora, grazie per... Sorubarmi questo. Va sanificato. Ok. Grazie intanto per essere qua. Io intanto spiego qualcosa. Sì. Ci sono delle immagini che tu hai creato. Sì. Ok. Vuoi spiegare come è stato possibile, come hai creato queste immagini e se vuoi anche perché le hai create? Allora, intanto questa è una bugia perché io non ce li ho 10 minuti adesso, no? Quindi sarò molto più sintetica. Ci sono alcuni dei miei alunni che sanno che quando comincio poi è difficile farmi smettere e quindi un po' del mio essere insegnante deve comparire, ma cercherò anche di tenerlo a bada. In realtà, quando mi è stata proposta questa avventura, che è un'avventura bellissima, che nasce da un'altra avventura e che ne fa nascere anche delle altre, io mi sono domandata, sono una pittrice, ok? Posso fare l'illustratrice? Non è la stessa cosa, quindi io, se... qui esce la prof, se mi permettete, bisogna che io lo dica, che sono due cose diverse. Illustrare significa raccontare meglio, in un modo più preciso, magari più esplicativo, più evocativo, più suggestivo, un tema, un soggetto. E quella illustrazione deve essere riprodotta. Eccole, guarda qui, sono tutte qui dentro. Ogni libro contiene l'illustrazione stampata. La pittura invece che cos'è? È un gesto, è una urgenza che si realizza dentro una tecnica e che è un pezzo unico. Quindi, non so, in poche parole, spero di aver reso questa differenza. Ci sono poi, no? Ecco, differenze tecniche sulle quali non... I risultati però sono stati ottimi. Sì, il problema, tra virgolette, che poi mi piace aver affrontato, è stato quello. Io sono una pittrice, devo illustrare. E quindi, siccome i miei lavori molto spesso utilizzano la tecnica del collage, mi sono detta, utilizziamo quella. Però io sono... Sofia ha visto qualcosa di mio, perché poi ci siamo conosciute, ancora prima di questo momento. Mi avvalgo di un linguaggio astratto, normalmente, nei miei lavori. Quello che non si capisce che c'è, va bene? Nell'illustrazione, se si tratta poi di un libro, bisogna capire, è vero, bisogna dare le figure, bisogna raccontare. E allora mi sono concentrata sulla... qualità dell'immagine.
questa qualità dell'immagine doveva somigliare ai miei dipinti, ma avere la capacità di raccontare le cose che mi aveva fatto nascere nella testa Sofia. Ecco qual è stato il percorso. E quindi, insomma, il collage andatevelo un po' a studiare, io non vi do le dispense, però il collage è una tecnica antica, siamo quasi a 110 anni, Picasso e Braque sono stati i primi, ma la prof viene fuori, scusate. Ci interroga poi qui... la prof, Ci interroghi, no? Sì, oggi sì. Non ho studiato tanto. Poi vi interrogherò. Mi piace ricordare oggi. Che è umbro Alberto Burri, che è uno dei più grandi artisti del Novecento e che ha utilizzato il collage e che, insomma, possiamo vedere anche a Terni quando la Fondazione Carit ci fa vedere uno degli ultimi acquisti, va bene? Ma andiamo oltre, questo è il mio percorso, Sofia. Io credo che anche tu abbia fatto un percorso simile. Io leggo, immagino, visualizzo, disegno, faccio qualche piccolo bozzetto, disegno preparatorio, poi scelgo e alla fine realizzo l'opera. Che è un po' quello che faceva Leonardo, è vero, Leonardo da Vinci pensava tanto e dipingeva poco, E allora un po' questo è il processo creativo. E qui, insomma, qui ci sono le mie illustrazioni, le vedete anche appese, le vedete nel libro, dove con le mie carte, quindi io non utilizzo carte esistenti, ma preparo la mia carta, la dipingo, uso i colori in modo che poi mi servano, perciò devo decidere prima, no? Quanto mi serve, cosa mi serve. Mi sono preparata queste scene dove volevo rispettare me stessa e la storia. Quindi la mia pittura, i miei dipinti soliti, però il racconto bellissimo. Io ho passato la mia infanzia con libri in mano, libri di favole, chissà se avendo avuto il tuo magari avrei sognato qualcosa in più. E quindi ecco, queste sono le mie illustrazioni che ho preparato. Allora, lì dentro è chiaro, io vi sarà capitato in qualche museo, la guida vi avrà detto, ma lì vedi c'è nascosto un messaggio, il pittore ha voluto omaggiare il committente, mettendo un iniziale o un animale che ricordasse il suo nome. Ecco, in qualche modo io lì ho disseminato delle S, e perché qui c'avevo due ragazze, l'autrice e l'assistente importantissima, che hanno un nome che principia con questa lettera, e allora le ho disseminate in giro per i palazzi del Regno dei Codici. Velocemente, questo è il momento, forse il pezzo che io preferisco tra i due, perché in realtà con il blocco magico che fa tornare a casa il nostro eroe, io ho potuto raffigurare la carta che è la cosa su cui lavoro, quindi c'è una sorta di scatola cinese che contiene l'uno all'altro. Io vi faccio vedere quello che resta poi sul tavolo dopo che ho lavorato un gran caos, ma in realtà è dal caos che nasce poi l'illustrazione ordinata. Io ho tanti pezzi che devo ordinare e che sono, non vi dico in che stato disperato sono i miei tavoli, però alla fine tutto si ordina. E spero che seguiate questi due consigli, che sono poi quelli che ci dà anche Sofia. Leggete il suo libro, leggete sempre. In generale, cioè. E siate sempre, sempre creativi. Vi ringrazio, grazie a Sofia. Grazie Diletta Boni. Siamo quasi alla conclusione. Non ce ne vogliano le persone che devono presentare dopo. Sì, ci siamo nei tempi, ci siamo. Ci siamo. Ho un paio di domande e poi lasciamo qualche domanda al pubblico. Io volevo solo chiederti, visto che ormai le domande le ho praticamente, grazie, le avete fatte voi, mi avete tolto dall'ansia. Volevo sapere se c'è un luogo in particolare che ti dà l'ispirazione, che ne so, nella casa o fuori, dici, per scrivere ovviamente, vedi e scrivi.
c'è un posto? Allora, in realtà non c'è un posto preciso dove mi piace scrivere, però se devo scegliere mi piace scrivere all'aperto. Ah, che bello, bello. All'aperto, quindi anche nel verde, in mezzo al verde? Sì. Ah, bello, bello, bello. Quindi domenica tutti all'aperto con Sofia e scriviamo tutti un pensiero. Mi piacerebbe avere la tua vena creativa, te lo giuro. Bellissimo, bellissimo. Ma so che hai anche tanti interessi, vero? Sì. Oltre, ok, ma sì, hai tempo, come diceva giustamente Diletta, tempo per leggere? Allora, la sera leggo qualcosa. Ok, lo accettiamo. la prof vedo che... Legge tantissimo, ok, vabbè. Quindi la sera? Sì, la okay, sera. Benissimo. Allora, ti vorrei chiedere, poi ho un'ultima domanda anche per una persona che è qui davanti, che non nomino. Cosa ti aspetti da questo libro? Allora, da questo libro in realtà non mi aspettavo nulla, perché all'inizio non avrei mai pensato di poterlo pubblicare. E adesso spero che piaccia e niente. E va bene così? Sì. Fantastico. Allora, oltre al papà e alla mamma, Raffaella, che permettetemi di ringraziare per avermi scelto. Grazie. Per questo evento, e mi fa veramente piacere, sono emozionato ed onorato di aver contribuito nel mio piccolo. Ma ha contribuito anche la sorella Sara, ok? In che modo? Beh, se vuoi, se c'è un... guarda, c'è, approfitto, perdonami, scusami. In che modo hai contribuito alla realizzazione di questo libro? Vai. Allora, ho dato qualche idea a Sofia, qualche spunto, comunque non troppo, perché comunque ha fatto molto lei, ha avuto molte idee e tutto quanto. Io ho ideato un personaggio, che è il personaggio proprio di Lady Chewingham, anche il suo aspetto l'avevo anche disegnato, poi l'hanno realizzato le illustratrici. E ho pensato proprio a questo personaggio perché diciamo che era una guida per Luca e doveva essere anche comunque un'amica, una persona che lo potesse aiutare durante tutto il viaggio e che lo potesse comunque sostenere durante ogni sua avventura e ogni mondo in cui andava. Fantastico, perfetto. Sintetica, bravissima. Grazie. C'è qualche domanda dal pubblico? Basta alzare la mano, vediamo se c'è qualche curiosità sul libro, sull'autrice. C'è una domanda? Guarda, la ragazza da qua vedo poco, però sì, ecco qua. Nel futuro credi di continuare a scrivere e pubblicare altri libri? Allora, mi piacerebbe, ovviamente se trovi il tempo. Adesso sto già pensando a un seguito, e che ho già scritto delle idee su un foglio, che voglio continuare. E noi te lo auguriamo, sicuramente, te lo auguriamo. C'è qualche altra domanda? Intanto ringrazio prima di tutto la BCT di Terni, tutto lo staff per aver dato la concessione per questo evento. Grazie, grazie a Umbria Libri, ovviamente, perché è fondamentale il loro contributo. Se c'è qualche altra domanda? Ok. Allora io ringrazio anche Morfema, la casa editrice che ha deciso di pubblicare questo libro. Ricordo, in libreria potete acquistarlo se non lo acquistate oggi, ma dovete acquistarlo oggi ovviamente. No, non è obbligatorio, fate voi. Se no dici dalla store, dicevo, Amazon, Feltrinelli, insomma il libro ha un costo di 10 euro, adesso ci sono pochi minuti, però se volete acquistare potete fare anche il firma copie
Grazie a tutti e buona serata, grazie e viva Sofia! Mi raccomando, non facciamo, cioè, in modo ordinato, se volete prendere il libro, magari la fila verso la finestra. Buonasera, prego. Grazie tesoro.